Ok, allora, subito, prepariamo, non deposito, ma cucinare. Facciamo subito un'omeletta angelica, tanto per, da dare a... a Chopper. Come vedete, man mano che gli date la stessa roba a un personaggio, cala sempre di più l'effetto. Allora ne faccio un'altra di queste. No, fino alla borsa va. E facciamo il... se riesco... questo... ah, capsula di resistenza. Doppia azione. Ne possiamo fare ben due anche. Ogni volta che fate qualcosa di nuovo vi fa il filmatino. Capsula doppia azione, capsula medicinale per il recupero di resistenza e forza. Fornisce molti PV e PS. E le mettiamo nella borsa. Perché no? Possiamo fare anche il tonico doppia azione, ok. Ricordo che i tonici danno più roba. Danno più cose. Ma qui ci serve un'altra un'altra cosa guizzita e un nettare. Ok, costruire. Oh sì. Possiamo fare l'avanzamento pannello 1 e la borsa grande. Quindi partiamo dal pannello. Non so cosa servono le assi di legno e il martello finto. Ti fornisce una casella extra nel pannello oggetti per l'equipaggiamento. Ehi ragazzi, guardate qua, ho fatto qualcosa di veramente grandioso questa volta. Ora potrete tenere più oggetti a portata di mano. Ottimo, vero? Tutto qui. E io che pensavo mi avessi fatto dei nuovi manubri. Come sarebbe dire tutto qui? Ok. Se non mi ricordo male, più avanti... no, eh. Più avanti forse c'è anche l'avanzamento pannello 2. Non lo so, non mi ricordo bene. E borsa grande, subito. Proprio deve essere una cosa immediata. Una borsa ovviamente fatta con pezzi metallici. Borsa grande di cuoio resistente. Potrei portare maggior numero di oggetti. Arte della costruzione livello 2. Ehi, non male se lo dico io. Cosa hai fatto questa volta? Una borsa perfetta. Una borsa perfetta ora che dobbiamo... perfetto, ora che abbiamo tante cose da portarci dietro nelle nostre avventure. Bene, riempiamola di carne! No, Rubber, no. Sì, mi sa che questo è il pannello 2. Con tre cose che non sappiamo ancora nulla. Di cui non sappiamo qua. Devo potenziare anche la canna. La pesca. Non, vabbè. Vabbè. Comunque, adesso... come vedete... premendo il tasto... della pulsantiera destro possiamo avere un altro menu libero, quindi possiamo metterci altri tre oggetti. Cosa sta succedendo? Non deposito, ma menu di pausa. Possiamo mettere altri tre oggetti. E cosa faccio di solito? Metto le cose curative. Metto ste cose curative. Non si sa mai. Qui tipo nel primo tengo sempre gli oggetti importanti, che sono sempre questi tre. Tranne la canna da pesca, che la uso solo poche volte. Quindi metto solo questi tre. E in basso qui metto i tre cosi, le capsule. Capsula blu, capsula gialla e capsula gialla e blu. In più, più avanti avremo il pannello 3, dove di solito ci tengo i tonici. Dove è finito in deposito, vero? Sì. Converti in punti, allora. Te ne vai. Non mi servi più. Mi servono erbe mediche. Le erbe mediche volendo le potete mangiare anche così, però non va bene. Mi servono erbe mediche. E non so perché ho preso così tanti. Ho così tanti funghi misteriosi. Ma funghi 3. Erbe mare. Via tutti. Più cose che avevamo.
un dottor Calabrone. Poi abbiamo tossine, fa vedere cosa abbiamo. Abbiamo la canna da pesca, i frutti. Ok, allora vediamo, depositiamo questo scarabeo, che non voglio perderlo. Queste tossine. Poi sto legno. Tanto una cosa, quando dovete costruire o fare qualsiasi cosa, dovete farlo sulla nave ovviamente, e potete vi conterà anche gli oggetti che avete nel deposito, quindi siete a posto. Quindi fatemi vedere. Metto anche sta linfa. Uovo. Ah sì, faccio giù tutto, che me ne frega. Via, via, via. Via anche te. Via, via, via. Mi porto solo l'equagata in caso dovessi tornare indietro velocemente. Boh. Vedete, vi conto gli oggetti che ci avete anche nel deposito, quindi siete a posto. Possiamo fare altre due coagata, ma non le faccio. Che cose? Ah, 5, ecco. 5 frutti. I frutti li troviamo a un'altra isola, all'isola del legno. Dobbiamo tornare là, quindi. E già che ci sono, ci faccio una cappatina. Isola del legno, mi pare che da adesso in poi potete anche sbloccare il cannone, se non mi ricordo male. Sì, vai. Vai, salta, bravissimo. Ah sì, forse sì, sembra un ottimo posto per posizionare il cannone dove vuoi. Cannone dove vuoi? Che cosa sarebbe? Questo è il cannone dove vuoi, una creazione speciale della Frankie Family. La Frankie Family era la banda dove praticamente regnava Frankie. Frankie era sto boss e aveva praticamente una famiglia di vandali, robe varie. Che cosa ci vuoi fare? Lo metterò sul ponte della Sunny e così potremmo farci lanciare sulle isole. Farci lanciare? Oh, credo che passerò. Però dovete costruirlo. Oh, lì c'è un gabbiano. Un gabbiano. Cosa ci servono? 7 pezzi di ferro e 10 polvere chimiche esplosive. Che non abbiamo. Mi sa che... Ah, fa. Vabbè. Cosa devo fare? Devo scendere. Dunque, cosa... non potete fare. Potete no, non so neanche cosa sta dicendo. Non potete fare ancora nulla, diciamo. Cioè non potete sbloccare luoghi nuovi, perché mi pare che tipo vi servono ancora delle cose, dei determinati oggetti. Potete al massimo sbloccare qualcosina qua e là. Quindi perché sono venuto qua? Ah, per i frutti. Ok. Facciamo così. Prendo Chopper, ho imparato poco, poverino. E vado in giro con lui, faccio un po' di oggetti qua e là. In caso trovo qualcosa, vi metto il video. Continuo a registrare ovviamente. Quindi ci vediamo finché non trovo qualcosa. Se non trovo niente, ci vediamo con alla Sunny con i frutti. Oh 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 oh, ok. Carica turbine di colpi. Abbiamo imparato una mossa con Chopper. Ecco, adesso che sono morti tutti. È praticamente la combo di Chopper. Vedete? Fa più colpi e basta. Bene. Oh, ok, vi faccio vedere anche che non riesco a scuotere il telecomando. Vi faccio vedere anche che dietro alcuni di questi cosi, che potete rompere adesso che avete il piccone, ci sono queste roccione. Perché Chopper sta volando?
Questo macigno blocca la strada. Ehi, Nasone, vuoi che ci pensi io? Puoi farci qualcosa? Certo, portami i materiali di cui ho bisogno e aprirò questo sentiero in men che non si dica. Davvero? Che cosa intendi fare, Frankie? Ah ah ah, lo vedrai. Vediamo un po', ci servono un animale scavatore, 50 punti, 50 oggetti esplosivi e non abbiamo ancora il rango giusto di punti d'oro. Il rango sarebbe il numero, cioè tipo noi possiamo averne uno e magari quello lì ne chiede due. Giusto per avere un po' di sfiga, no? Tanto in una battaglia mi metto a scavare. Comunque sia, niente, abbiamo trovato quello. E niente, mi taglio il video di nuovo. Ci vediamo più avanti. Ok, qui c'è un'altra area da rompere. Quindi, dato che è nuova, per dire, la farò vedere, ovviamente. Vediamo un po'. Oh, una stele. E basta, ok. Un poignagriff, un altro. Ecco un altro monumento di pietra, potresti leggerlo per noi, Robin? Va bene. Il grande albero venne al mondo lontano, salpò lasciando la terra per un viaggio senza ritorno. Wow, ottimo lavoro, Robin, sei meravigliosa. E così l'albero non è potuto tornare alla sua terra di origine, eh? Poverino. Non so se ve l'ho già detto, ma queste cose mi sembrano i poignagriff. I poignagriff sono delle steli che Robin cerca di trovare in giro per il mondo, perché queste steli raccontano la storia dei 100 anni di vuoto, che si richiama. 100 anni di vuoto non sono altro che dei... questi 100 anni di cui praticamente il governo non vuole che si sappia nulla, o di cui proprio non si sa nulla, adesso non mi ricordo bene. E Robin cerca proprio di scoprire che cosa è successo, dato che questa cosa riguarda la sua società. La sua società, sì. Boh. Comunque, niente, ci vediamo più avanti. Oh oh oh, pronto soccorso livello 1, mentre resistenza status. Forse... morto prima del break crash. Forse adesso possiamo fare un'altra mossa. Non mi ricordo se serve questo, ma forse, vabbè, vedremo. Oh, un altro fungo. Ehi Sanji, possiamo mangiare questo? Fammi vedere. Ehi, ha davvero trovato qualcosa di buono. Sarebbe ottimo, un ottimo ingrediente. Bene, sembra che troveremo delle buone provviste da queste parti, dopo tutto. Se dovessi trovare qualcos'altro di commestibile, portamelo, lo cucinerò per te. Bene, ne troverò ancora. Mi è entrato un fungo delizioso. Possiamo fare l'insalatona di funghi con un fungo delizioso, tre funghi misteriosi e un'erba amara. Belli quei funghi, anche il profumo non ne vale, li servirò crudi. E diciamo che sotto le rocce li trovate facilmente. Intanto, già che sono qui, senza tagliarvi il video, vado in quell'isolotto. Aspettate che ammazzassi qua. Marionette. Quindi muoiono con un cazzotto. Odio lo scatto di Chopper. Proprio in genere anche gli scatti di topare, le mosse con lo scatto. Dunque, potete salire su questi isolotti, dove troverete materiali utili anche. Stavo scherzando. Marla. Ma qui c'è un'area di pesca, questa è un'area di pesca. E potete venirci, ovviamente. In più si può andare anche su quell'altro isolotto. Però non con i personaggi normali, ma con Brook. Questo perché? Perché Brook non si capisce il perché, non lo spiegano. Ma Brook può camminare sull'acqua. Bene, sì, anche se quindi ha mangiato... Oh, diciamo gabbiano. Sacrosanto gabbiano. Fuck you gabbiano. Ti venisse un fulmine in testa. Sfera blu, ok. E queste piante servono per tornare indietro, se volete.
Ok. Ci vediamo più avanti.